Cos'è meglio, l'alluminio o il PVC per i miei serramenti? Escludiamo a priori l'alluminio a taglio freddo, che è un metallo, cioè un conduttore, che fa passare il freddo quando fuori fa freddo e il caldo quando chiaramente fuori fa caldo. Questo significa che se fuori ci sono 0 gradi e all'interno ce ne sono 20, il freddo, incontrando il caldo nel punto più freddo della casa, che è appunto la finestra, forma il cosiddetto punto di rugiada, cioè la condensa che poi si trasforma in muffa. È come prendere una bottiglia dal frigorifero e poggiarla su un tavolo, questa chiaramente formerà le goccioline di condensa. L'alluminio a taglio freddo non è assolutamente adatto per costruire finestre, ne sa qualcosa chi ce l'ha in casa, che avverte una sensazione di freddo, poco comfort, poco benessere e anche muffa. Se ti consigliano ancora questo materiale, scappa a gambe levate. Alluminio a taglio freddo, assolutamente no. Parliamo adesso invece dell'alluminio a taglio termico. L'alluminio a taglio termico, per avere delle proprietà di isolamento termico paragonabili a quelle del PVC, deve avere un isolante tra il profilo esterno e quello interno, che però deve essere spesso, rendendo le dimensioni del serramento maggiori, andando a incidere anche in termini di costi. Esistono in commercio dei profili di alluminio a taglio termico con un po' di isolante, ma chiaramente non sono paragonabili alle proprietà del PVC. È come comprare un elettrodomestico di classe B anziché A++. E se consideriamo che la durata media di una finestra è di 30 anni, ha senso spendere meno adesso per qualcosa che ci costerà di più in termini di manutenzione? Quindi, alluminio a taglio termico sì, ma con delle proprietà paragonabili a quelle del PVC. Alluminio a taglio termico no, con dei profili di isolamento e spessore minimi. Parliamo adesso invece del PVC. Il PVC è un materiale che non conduce naturalmente ed è adatto per costruire finestre perché ha un taglio termico naturale. Che significa che ha un taglio termico naturale? Significa che se fuori ci sono 0 gradi e all'interno ce ne sono 20, toccando il profilo esterno sentiremo freddo, ma toccando il profilo interno avvertiremo una sensazione di calore perché non c'è contatto tra il caldo e il freddo. È ottimo anche a livello di isolamento acustico perché tra il telaio e l'anta ci sono diverse camere d'aria che bloccano il passaggio del rumore proveniente dall'esterno. Il PVC è un ottimo materiale per costruire finestre perché non ha bisogno di manutenzione e perché ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, ma solo se realizzato da aziende specializzate come Ecowood, che offrono dei controlli giornalieri e che hanno tutte le certificazioni ottenute tramite i test di laboratorio. Il PVC per durare nel tempo ha bisogno di ferramenta e profili innovativi, canalina termica e gas. La canalina termica però non va realizzata in alluminio perché altrimenti forma la condensa, ma in un materiale termico. Concludiamo dicendo che il PVC è assolutamente adatto per costruire finestre. Tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso, isolamento acustico, termico, resistenza all'acqua, non ha nessun valore senza un'ottima posa in opera. Perché la posa in opera incide per il 70% sulle prestazioni di un serramento. Senza un'ottima posa in opera vengono vanificate anche tutte le certificazioni ottenute tramite i test di laboratorio. È come comprare una vasca da bagno nuovissima ma farla montare da un idraulico che attacca male i tubi. Prodotto ottimo ma posa pessima uguale a 0 risultati. Ad esempio, per le finestre della camera da letto ci vogliono dei vetri a isolamento acustico per poter dormire bene la notte. Per le finestre della cucina si può puntare sulla sicurezza con dei vetri antisfondamento. Per le finestre che danno a sud invece bisogna utilizzare dei vetri a controllo solare, così si risparmia il 25% sulle spese del riscaldamento, si riduce del 70% il rumore proveniente dall'esterno e si rende la casa 8 volte più sicura. Tutto questo grazie a un'ottima posa in opera che Ecowood garantisce.